Buonasera cari amici telespettatori, siamo venuti a trovare il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Grazie per averci accolto, signor sindaco. Grazie, è una città molto importante. Lei recentemente ha conseguito dei risultati con il governo italiano molto interessanti, di cui adesso parliamo subito, perché abbiamo delle richieste che diciamo sono state recentemente fatte. Brugnaro presenta il conto, servono 150 milioni all'anno. Le lascio la... Beh, ovviamente ci riferiamo all'alluvione che è successa, straordinaria, eccezionale e devastante per la città il 12 novembre dell'anno scorso. La città è stata devastata, oggi la città è stata ripristinata. Devo ringraziare il dottor Borelli, il capo della protezione civile, ma anche il presidente Zaia, che mi ha dato fiducia e ha chiesto al governo di nominarmi commissario. Penso di essere stato il primo sindaco commissario, per quanto ci riguarda almeno. E, assieme alla cittadinanza, assieme a tutte le aziende partecipate del comune, a tanta gente che si è data da fare, le forze dell'ordine, i giovani che si sono prodigati sì, generosamente tutti i giorni, abbiamo pulito e ripristinato la città, i servizi essenziali della città. Adesso servono 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. 150 li abbiamo chiesti come città e 150 li ha chiesti Zaia come Regione Veneto, perché dobbiamo ripristinare la città, dobbiamo ripristinarla dalle fondamenta, dobbiamo rifinanziare il costo delle ristrutturazioni delle case, dobbiamo riuscire a rifinanziare appunto quella legge speciale che per tanti anni ha dato una mano alla città e ormai da troppi anni si è svuotata completamente, proprio perché i cittadini possono mettere le mani alle fondazioni, che sono sempre in acqua. Ecco, su questo lei è anche un sindaco imprenditore. Io ho trovato una foto degli anni 50, che è questa, praticamente venivano posti i canali a secco e poi tutti gli uomini lavoravano, vediamo le sponde. Esatto, questo è proprio, mi faccio una riflessione. Bravo, questo è proprio lo scavo a secco. Noi, da quando io sono sindaco, abbiamo fatto scavi in umido, cioè abbiamo con le bene scavato il fango, in acqua, per cui tiravamo via il fango per far passare le ambulanze e soprattutto i vigili del fuoco. Questo invece è lo scavo che è necessario fare, si chiamano scavi a secco, vuol dire mettere delle paratie sui canali. E quando si pulisce, qui stanno pulendo il fango, quello vedete, sì, è necessario per la vita di Venezia scavare i canali. E già che ci siamo, questa volta, a differenza di allora, possiamo costruire la fognatura, che a Venezia, lo diciamo per chi non lo sa, non c'è, non si è mai pensato di fare. Capito amici, questa è una cosa veramente innovativa, anche perché al governo è importante, questi 150 milioni per 10 sì, anni, se uno, si fanno se uno le non fognature. Pensa, esatto, se uno non pensa a cosa servono. Servono per rifare le fognature che non sono mai state fatte, per cui di fatto i rifiuti di questa città, gli scarichi della città vanno in laguna. Mi sembra una cosa... accettabile, sindaco, e quando parliamo di no, ma cosa c'è qua sotto? Ma se noi facciamo quel lavoro lì che non è stato più fatto per mai, mai fatto, mai non ci sono le fogliature qui, non ci sono. Puoi immaginarti cosa troveremo sotto, lavatrici, ma a parte questo, sul cosa c'è nei fanghi che vanno tolti. Ma vi ripeto, l'aggravio organico che evidentemente arriva nell'acqua, e non solo, finiamo anche tutto quello che è l'aspetto dell'antincendio. Metà città è dotata di impianto antincendio, uno dei pericoli più grandi di Venezia, pochi lo sanno, è il fuoco, perché le case sono di fatto strutturalmente di legno, per cui l'impianto antincendio è essenziale. Allora, se scaviamo a secco, possiamo mettere sul bordo del canale anche i tubi per la biologica, costruiamo, bravo, sì, tutto in fianco qua, costruiamo, sì, tutti quanti i tubi per la fognatura, passiamo i tubi per l'antincendio e poi facciamo anche tutta una serie di sistemi dove i privati potranno successivamente attaccarsi. Nel frattempo possiamo finanziare le case, non solo le rive, consolidare i palazzi e le fondazioni. Per cui la città viene di nuovo tenuta in manutenzione, perché il rischio è che la città non è soltanto stata allagata, ma rischia di essere perduta. Grazie sindaco, andiamo velocissimi, c'è questa anche proposta interessante, Brunetta Zuin, poteri alla città metropolitana. Ci sono delle proposte da Forza Italia e anche dal Partito Democratico, ecco, se mi fa un suo commento, competenze unificate, zona logistica semplificata, incentivi per la tecnologia, sì, le lascio la parola. Beh, allora anche questa è una iniziativa lodevole da parte dell'onorevole Brunetta e poi dell'assessore Zuin, perché Michele Zuin è anche assessore al bilancio del comune di Venezia, nonché mio amico carissimo.
E loro hanno fatto questa proposta anche in parallelo a un'altra che ha fatto l'onorevole Pellicani del PD, che l'ha presentata al Parlamento, e credo ne arriverà una terza della Lega, immagino, da quello che mi hanno annunciato. Abbiamo qua a destra quella del Partito Democratico e a sinistra quella della Forza Italia. Esatto, ma ne arriverà un'altra, una terza, lo anticipo io, che sarà credo a firma della Lega. La cosa importante, l'ho detto a tutti i tre i firmatari, dico attenzione, che va benissimo rinnovare la legge, i poteri, anzi bene ha ragione Brunetta a spostare i poteri sulla città metropolitana, perché allarghiamo a tutto il contermine della laguna. È stato lungimirante. Dico solo che non diventi scusa per non dare i 150 milioni, che poi non diventi quella cosa. E difatti l'onorevole Brunetta l'ha premesso proprio nella sua conferenza stampa, ha detto prima si diano i 150 milioni alla città, si garantiscono i finanziamenti, il flusso di finanziamenti della legge che c'è. Poi facciamo, e nel frattempo facciamo la discussione su come cambiarla. Se no, sai, qualcuno potrebbe pensare, male, si fa peccato, ma qualche volta si azzecca, che mai si usi strumentalmente da parte del governo magari un modo per ragionare sulla legge, intanto rinviando i finanziamenti. Meno male, sindaco. Così parliamo chiaro, insomma. Lei ha un carattere simile al mio, perché siamo molto chiari, e se serve si va anche allo scontro, ma certamente per cose utili. Io ad esempio avevo la stessa sua idea quando lei ha vinto, giustamente, ma io ho combattuto, non ci parlavamo ancora, ma io combattevo per i tentativi di separare Venezia con Mestre. È l'unione che fa la forza, certo. Venezia è la nostra capitale, la capitale del nord-est, Venezia. Io la penso, la pensiamo uguale. Io la penso così, ma non soltanto, io penso che bisogna trovare il momento di unione con Padova e Treviso in primis, ma e poi Rovigo, Belluno, Vicenza, cioè quest'area che è il nostro bacino idrico, che parte l'acqua, parte dalle montagne, arriva al mare. Sì. Tutto quello che c'è attorno ci interessa a tutti, ci riguarda tutti. Poi Venezia riguarda dell'elettroterra, ma assolutamente, ma nasce stato de mar, è stato de terra. Sì, io mi ricordo. Vabbè, la battaglia vinta, non stiamo più a perdere tempo dentro su queste cose qua. Volevo parlare invece delle grandi navi, perché la nuova Venezia, Porto Marghera, Fusina e Banchina, Lombardia, per le grandi navi fuori dal bacino. Ecco, su questo lei mi fa un suo autorevole commento, soprattutto perché ci vediamo questo video. Dove siamo adesso? Qui siamo a Malamocco, dove noi indichiamo la nostra proposta, non è più da passare dal Lido come è adesso, ma per evitare di passare, come siamo tutti d'accordo, per evitare di passare davanti a San Marco, le navi potrebbero seguire questa rotta che state vedendo adesso appunto a video, che è la rotta che passano, che utilizzano le navi da mercantili attualmente per arrivare a Marghera. Si chiama il canale di petrolio, adesso c'è scritto, e poi le grandi navi si potrebbero fermare nel canale nord, lato nord, dove le navi vengono anche prodotte dalla Fincantieri, per cui come escono possono anche entrare, e poi quelle più piccole possono continuare a arrivare fino alla Marittima, che è dove sono stati fatti cospicui investimenti da parte della regione, da VPT, che è una società pubblico-privata, e per cui non vediamo il caso. Ecco, vedete, le navi adesso si ormeggiano, quello è il canale nord, lato nord, in alto c'è la Fincantieri, ecco, l'altra gira invece sul canale Vittorio Emanuele, si chiama Vittorio Emanuele perché è stato inaugurato da re Vittorio Emanuele, per cui non è stato inventato da Luigi Brugnaro, ma è lì da 100 anni. Ecco, così sono arrivate alla Marittima senza andare a disturbare nessuno, le piccole, le medie, le grandi le lasciamo a Marghera. Abbiamo messo anche in votazione, gli elettori mi hanno dato ragione, col governo precedente, col ministro a quel tempo Del Rio, avevamo trovato un accordo in comitatone e questa era diventata posta che il governo aveva accettato, eravamo d'accordo il comune, la città metropolitana, la regione con Luca Zaia, il porto, l'autorità marittima e il governo. Era stato fatto un verbale al comitatone di 2 anni fa, poi è arrivato il ministro Toninelli che ha detto che lui se ne intendeva e che veniva con l'elicottero a vedere come funzionava Venezia, perché dall'alto lui, dalla sua saggezza, ha capito che bisognava bloccare tutto e ha bloccato tutto. Adesso Toninelli non c'è più e c'è un altro ministro che si chiama De Micheli, che è del PD. Adesso il 3 marzo ci sarà un comitatone, sentiremo che proposte avrà. Io continuo a sperare che si voglia usare la ragionevolezza. Comunque vada, speriamo che si possa spostare un po' di navi che non passino più davanti a San Marco. Non devono più passare. Lo diciamo da tanto tempo, però bisogna che anche lì ci sono comitati che vorrebbero addirittura che le navi andassero in mare. Avete mai visto nel mondo una nave che si ormeggia in mezzo al mare? No. Non è possibile. Allora dobbiamo trovare un compromesso. Un compromesso che vuol dire andare a Marghera, andare in marittima in modo diverso, fare dei ragionamenti in prospettiva, perché la cosa principale è dire che a Venezia i canali vanno scavati, vanno puliti, vanno tenuti in manutenzione, si dice. Come non è che vuol dire come
i canali piccoli, come anche piccoli, i canali tutti grandi, quanti no? Vanno, esatto. Anche quelli più piccoli ancora dove vanno le barche a remi. Io mi ricordo che con lei avevo fatto tempo fa una bellissima puntata a Jesolo, se si ricorda. Mi c'era ricordo anche benissimo. Il sindaco di Trieste che si arrivava, esatto, che si arrivava a Trieste. È anche un grande amico, caro amico, un caro amico, sì. E niente, anzi, auguriamo a Trieste ogni successo sportivo. Sì. Volevo anche chiederle, però, lei ho visto che è per il porto, giustamente, di Venezia, giustamente, difende il porto di Venezia. Qual è il futuro del porto di Venezia con un porto di Trieste così, diciamo, con i fondali? No, non c'è problema. Non c'è problema. No, ma lo abbiamo sempre detto, Trieste ha un'altra natura di porto, è un porto con alti fondali ed è specializzato nei petrolchimici, soprattutto nei petroli. Ha proprio una sua specializzazione da sempre. Non ha banchine, cioè è un porto diverso, è un porto che andrà bene per un certo tipo di merce, ma è difficile che possa andare bene per altri. Dopodiché, nella competizione, nei grandi flussi del mondo, c'è spazio per tutti. Dobbiamo semplicemente integrarci. Il medio mercato. Noi siamo convinti qui a Marghera che abbiamo la potenzialità della trasformazione. Sì. Noi abbiamo un altro tipo di mercato. Abbiamo un mercato. Noi siamo già collegati per un certo tipo di merce. Noi abbiamo le rinfuse. Trieste non ha banchine per le rinfuse. Noi siamo specializzati nelle rinfuse. Rinfuse vuol dire un po' di tutto, dalle granaglie, cioè ci vogliono molte aree. Trieste questo non le ha. Che avrà altri vantaggi. Poi c'è tutto il tema delle navi da crociera, che sono qui perché ci sono anche, oltre ad esserci la città, c'è anche l'aeroporto, il tema di spostare migliaia di persone e migliaia di valigie, esatto, e anche centinaia di tir. Non è una roba che si improvvisa oggi per domani. Allora nessuno può dire come sarà fra 10 anni, fra 20 anni, ma dobbiamo guardare anche l'immediatezza del lavoro delle persone. Dobbiamo cercare di fare meno confusione possibile, e in Italia una volta tanto bisogna essere tutti uniti e cercare di andare avanti insieme. L'ultima domanda per questa intervista, parliamo di Jesolo, perché anche Jesolo è interessante, perché certo, Jesolo con Venezia fa un tutt'uno, no? Certo, cioè, pensate soltanto a Miss Italia. Miss Italia è la finale a Jesolo, ma non si può dire che Venezia non sia stata attrattiva, perché tutte le ragazze, le Miss, eccetera, sono state al carnevale, vengono alla mostra del cinema, fanno una serie di attività che diventano interessanti per tutta l'organizzazione, no? Sì. Per cui assieme siamo un compendio, insomma. Per cui quindi ci saranno collaborazioni. C'è già sì, noi collaborazione ci sarà sempre. Cioè, dopodiché, e anche sul versante della sicurezza, perché con i cani antidroga, io sono stato l'altro giorno a filmare, so che ne avete anche voi di cani antidroga. No, noi siamo quelli che abbiamo proprio la centrale di cani antidroga. Sì. E ho scoperto che si parlano via radio da Jesolo in piazza San Marco, e sono veramente operativi, sono bravi questi uomini. Sì, no, ma anche lì è interessante. Sì, perché allora, quando io qui abbiamo fatto, siccome sulla sicurezza abbiamo investito molto come amministrazione, all'inizio siamo stati presi in giro perché abbiamo selezionato gli uomini che sono giovani, sotto i 30 anni, con le norme che si fanno per i carabinieri e la polizia, per cui non solo con i test teorici ma anche con quelli fisici, per cui dovevano superare delle prove atletiche. Sono stati presi in giro, cosa penso di fare? Secondo, abbiamo fatto l'unità cinofila, che non c'era, abbiamo sequestrato più di 60 kg di droga da quando io sono sindaco a Venezia. E poi abbiamo già i taser in sperimentazione, penso siamo una delle prime città, se non la prima città in Italia, a provare e a sperimentare questo. Abbiamo fatto una centrale operativa dove dentro ci sono già le celle di sicurezza per tenere la gente che andiamo a prendere, abbiamo messo le macchine con i plessiglass. Perché questa cosa qua è necessaria? Perché la gente non ne può più di quei micro reati dove vedi l'impunità totale. Allora, io non sono candidato a cambiare le leggi, però per quello che posso cerco di tenere pulita la mia città. Pulita e ordinata. Se tutte le città vicine, Jesolo compresa, devo dire che con Zoggia siamo amici da tanti anni, ma non solo con lui, anche con altri, assieme all'esempio reciproco, io imparo da lui, lui impara da me e viceversa, riusciamo a dare il senso ai cittadini che ci siamo, che lo Stato nella sua comunità locale vicina, è vicina al cittadino e si fa sentire con le istituzioni, che devo dire il prefetto, il questore, i carabinieri, sono veramente dalla nostra parte, con la Procura della Repubblica. Allora creiamo un grande organismo, di grande fiducia, certo che c'è ancora tanto da fare, sicuramente, però tanto si è anche fatto. Poi l'ultima, che lui non vuole che la dica, ma io la dico lo stesso, che è riuscito a portare 5.000 euro ogni veneziano che ha avuto dei danni. Quindi quei 5.000 lo volevi che la diceva, io te la fraco perché insomma c'era una notizia per me. È così. A ogni veneziano che ha fatto la domanda, siccome lui è commissario dei danni, lui gli ha portato
tecnicamente 5.000 euro. Sbaglio o no? No, è vero. È così, è una notizia che adesso daremo nei prossimi giorni con più dettaglio. Diciamo che è la prima volta che in tempi molto, molto brevi si riesce a farsi liquidare dal governo dei disastri ambientali, perché di questo si tratta. C'è gente ancora immaginate del territorio del Belgio. Sì, io sono il commissario, va ringraziato il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, ma soprattutto tutta l'organizzazione di Venezia, perché cosa è successo? Noi abbiamo lavorato assieme alla loro struttura, abbiamo detto invece che fare i sogni pindalici di tutti i danni, cioè, facciamo fino a 5.000 euro, abbiamo messo lettera C, abbiamo fatto un esperimento, un caso pilota, che sembra che stia funzionando. E per l'impresa 20.000? Sono, sì, 20.000, fino a 20.000 lettera C per l'impresa. Ci hanno finanziato, lo dico ai cittadini, lo diremo meglio nei prossimi giorni facendo le conferenze stampe ad hoc, ma in sostanza più di 3.000 cittadini e 3.000 imprese riceveranno i soldi in tempi molto rapidi, perché ormai i soldi ci stanno arrivando in bonifico, per cui chiameremo la gente e sulla base di certificazioni di spese avvenute noi distribuiamo i soldi. È una cosa che è successa in Italia. Dopo diventeremo, penso, marzo, un caso pilota a livello nazionale. Dopo il 3 marzo faremo un'altra puntata con Luigi Brugnaro. Intanto grazie signor sindaco. Grazie a voi. È grazie. Stato un piacere. Era tanto, piacere sempre. Era tanto tempo è vero. Che non ci No, è che io non vado molto in televisione. Cioè, no. Non vado molto perché tu fai la scelta, o fai continuamente campagna elettorale o devi amministrare. Allora io ho lavorato, adesso si va a votare a maggio, adesso mi prenderò un po' di tempo almeno per spiegare cosa ho fatto. Bene. Mai contro nessuno. Grazie al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.